adesso ci facciamo due passi fino al commissariato. Andiamo. Io non lascio prove. Da una parte mezzo miliardo e dall'altra parte l'ergastolo, ragazzi. E se mi serve un po' di grana, io posso pagare, eh? Oggi un morticino non fa più notizia. Quando le madame navigano nel buio sono loro per primi che vogliono dimenticare. Lei ha dei precedenti? Ma cosa vuol dire precedenti? Se ha già avuto a che fare con la polizia. Ma come precedenti? Io sono una persona pulita, commissario. Io sono una persona pulita. Ci vogliono prove grandi come il grattacielo della Pirelli per mandare uno all'ergastolo. Credetemi, qua si può fare tutto. Quando c'è questo. Ti vado bene quando ti sbatto, eh? E non mi paghi nemmeno. Non mi hai fatto nessun regalino oggi. Tu non sei un dritto. Sei un povero esaltato, sei. Uno che ammazza così ha dell'altro sulla coscienza, oppure è matto. L'assassino vigliacco! Marco, l'hai uccisa! Hai ucciso mia figlia! Si ricorda la strage orribile che hanno fatto dentro quella villa. A questo punto è veramente stupido trattare con simili criminali, ma non capisce. Anche se lei paga, ammazzeranno ugualmente sua figlia. Devo tentare. Dai! No! Lasciami! No! Sta ferma, Greco! No! Dai, Vittorio! No. Fatela, dai! No. Forza! Dai, dai! Scrivi, caro papà. Tanto, se scrivo... Poi mi ammazzate. Sospenda la sorveglianza per 48 ore. Lui fa solo il suo lavoro. Siamo noi che non possiamo fare il nostro.